Un cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Partiamo con la cronaca nera. Prima le ha sequestrato le chiavi e il cellulare, poi l'ha trascinata in casa e l'ha violentata. E questa disavventura occorsa a una trentenne straniera residente a Soncino, abusata dal suo vicino, un 35enne pure straniero, con cui aveva avuto una relazione che desiderava tuttavia troncare, presentandosi lui troppe volte ubriaco e violento. Decisione questa non gradita all'uomo che ha pensato di risolvere la questione a modo suo. Denunciato, è stato arrestato dai carabinieri. Ora dovrà rispondere di sequestro di persona e violenza sessuale. Poste Lumaca, una cartolina è arrivata a destinazione solo un anno e 3 mesi dopo. Sentiamo il servizio. La stampa bresciana parlava di Poste Lumaca per una cartolina d'auguri di Natale pervenuta a gennaio, ma queste sono quisquiglie. Sentite cosa ci segnala un nostro spettatore in questo video. Ieri dalle Galapagos mi è arrivata questa bellissima cartolina che rappresenta una sula. Guardo la data, è stata spedita il 1 febbraio del 2017. Ieri era il 24 aprile 2018. Come vediamo, la sula è un uccello abbastanza pesante, ma che ci mettesse così tanto tempo per arrivare a Cremona ha un po' dell'incredibile. Insomma, che dire? Niente, si resta senza parole. A Cremona più di un'impresa ogni 5 è a gestione straniera. Sentiamo il servizio. A Cremona più di un'impresa ogni 5 ormai a conduzione straniera, il 21,8% per la precisione, in cifre 333 aziende su di un totale di 1.526, più della media regionale, ferma invece al 20,8%. Lo rivelano i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, ed è peraltro un fenomeno in crescita, visto che ogni giorno in tutta la Lombardia sorgono 32 imprese straniere. Analoga a Cremona la situazione di Lodi, 22,1%, e anche quella di Milano, 22,9%, mentre nella vicina Mantova le imprese straniere rappresentano ormai più di un quarto del totale, 26,4%. I settori di attività più coinvolti sono quelli del commercio e dell'edilizia, a Cremona in particolare intonacatura e stuccatura. Mercato europeo, ecco in questo servizio di Bibiana Sudati tutto il buono che c'è in Europa con centrato a Cremona. Torna a Cremona il mercato europeo, la manifestazione dedicata ai sapori e alla cultura dei paesi europei organizzata da ANBA, Confesercenti Nazionale e Confesercenti della Lombardia Orientale. Dal 4 al 6 maggio 60 stand gastronomici e dell'artigianato si snoderanno tra Corso Garibaldi e Corso Campi, partendo da Palazzo Cittanova, dove venerdì 4 maggio alle 9.45 si terrà il taglio del nastro, per poi arrivare fino all'angolo tra la Galleria 25 Aprile e Corso Cavour. Un appuntamento da non perdere che richiama ogni anno migliaia di persone attirate dai sapori e dai gusti provenienti da Grecia, Spagna, Germania, Austria, Cecoslovacchia, Slovenia, Irlanda, Polonia, con qualche deviazione extraterritoriale verso Messico e Brasile. Si potrà assaporare la classica birra tedesca, austriaca, irlandese e ceca, lo strudel austriaco, i brezel caldi e sfornati al momento. Sempre rimanendo tra le specialità culinarie, si potrà assaggiare la goulash suppe, le pregiate carne del grill polacco, le prelibatezze della cucina pavarese. Si vuole qualcosa di più mediterraneo, ecco la paella tradizionale, i prodotti della terra greca e naturalmente le eccellenze italiane con i migliori prodotti regionali. Un viaggio in Europa passeggiando nel centro storico di Cremona, dove saranno allestiti anche intrattenimenti per bambini. Apertura continuata degli stand dalle 10 fino alle 24, ingresso gratuito. Il mercato europeo, tutto il buono che c'è in Europa. Maratonina di Cremona, ecco le ultime novità in questo servizio di Lucilla Granata. L'attesissimo appuntamento con l'edizione 2018 della mezza maratona Città di Cremona, più conosciuta come la Maratonina, sarà di scena domenica 21 ottobre, ma nel frattempo potete dare un'occhiata al nuovo sito completamente rinnovato. L'indirizzo è sempre lo stesso, www.maratoninadicremona.com, ma con una grafica moderna e accattivante. Ogni anno gli organizzatori ci riservano sorprese e novità e quest'anno è toccato al sito in attesa di quelle sulla gara. E proprio collegandosi al rinnovato sito web è possibile da subito iscriversi sia alla mezza maratona sia alla staffetta anno 2018. Oltre all'iscrizione dei singoli atleti, della propria o di altre squadre, tramite il portale si può visualizzare lo storico delle passate manifestazioni, trovare informazioni utili per la gara e usufruire di servizi indispensabili per vivere al meglio l'esperienza di Cremona. Il costo dell'iscrizione alla corsa è di 20 euro fino al 17 giugno, prezzo che salirà a 25 fino al 9 settembre e a 30 fino al giorno prima della gara. Per la staffetta invece due le quote a coppia, 35 fino al 30 settembre, 40 dal giorno
giorno seguente, il 16 ottobre. È morto all'età di 104 anni compiuti lo scorso novembre lo scultore Mario Coppetti. Le immagini si riferiscono all'accurato e applauditissimo intervento che egli tenne nel novembre di 2 anni fa durante un comizio dell'allora ministro Boschi a Cremona. Un malore lo aveva costretto ad essere assente alle celebrazioni per il 25 aprile. Ieri un'emorragia cerebrale poi occorsagli e non gli ha lasciato purtroppo scampo. Sabato i funerali presso la chiesa di Sant'Agata. La cronaca dell'Italia, la Giturei di 21 anni del Gambia e l'uomo, peraltro richiedente asilo, arrestato a Napoli con l'accusa di terrorismo. Pare che stesse preparando un attentato, ciò che lui stesso ha ammesso. L'uomo attualmente residente a Pozzuoli era sbarcato in Italia il 22 marzo dell'anno scorso. È stato ucciso dai ignoti a colpi di Kalashnikov e pistole. Questa è la sorte toccata da Antonio Fabiano, un 25enne di Vieste, vittima di un agguato avvenuto sotto la sua abitazione. Pare che il giovane fosse legato al clan di Marco Raduano e sia quindi rimasto coinvolto nella lunga guerra di mafia da anni in corso. Sull'omicidio indagano i carabinieri. La cronaca del mondo, aggressione e lesioni gravi. Di questo dovrà rispondere l'ultras della Roma Filippo Lombardi di 20 anni, accusato dalla giustizia britannica della brutale aggressione consumatasi fuori dallo stadio prima della partita di Champions League ai danni del supporter del Liverpool, Sean Cox, di 53 anni, ora ricoverato in coma. Di disordini violenti dovrà invece rispondere un altro tifoso giallorosso, Daniele Sciusco, di 29 anni. I due resteranno rinchiusi nel penitenziario di Liverpool, al giorno del processo. Di nuovo il boia ha colpito in Texas. Eric Davila, di 31 anni, è l'uomo giustiziato in quanto accusato di aver aperto il fuoco 10 anni fa a una festa, uccidendo una bimba di 5 anni e la sua nonna. Pare che l'episodio sia da collocarsi in uno scontro tra bande rivali. Davila è il nono prigioniero nei confronti del quale è stata eseguita la pena di morte dall'inizio dell'anno ad oggi, il quinto in Texas. Lo sport, sarà Riccardo Ross della sezione di Pordenone, l'arbitro chiamato dopodomani alle ore 15 ad arbitrare la partita Spezia-Cremonese valevole per la 38esima giornata di campionato di Serie B. Ross verrà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatraglia di Arezzo e Vincenzo Soricaro di Barletta, quarto ufficiale Fabio Piscopo di Imperia. Passiamo al calcio internazionale perché Zlatan Ibrahimovic non parteciperà ai mondiali in Russia. A darne l'annuncio è stata la stessa nazionale svedese su Facebook. Il calciatore, dopo essersi ritirato, avrebbe spinto per il proprio ritorno negli ultimi mesi, ma si è dovuto scontrare con i no opposti da alcuni giocatori e soprattutto dal commissario tecnico. Con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Crom TV, ma restate in nostra compagnia.